Mentre la Regione Campania chiede ai comuni del Vallo di Diano di esprimersi sul referendum per l'istituzione del Comune Unico, la maggioranza di Sanza, compatta, approva la delibera di revoca di tutti gli atti approvati precedentemente per la città Vallo. Prima di adottare qualsiasi provvedimento su questa nuova proposta di legge, ha spiegato il sindaco Vittorio Esposito, vogliamo comprendere meglio le modifiche apportate alla precedente, come il Comune Unico sarà organizzato fiscalmente e quale sarà il capoluogo. La delibera è stata approvata nella seduta del Consiglio Comunale di lunedì scorso, con i soli voti della maggioranza. I consiglieri di opposizione erano assenti. L'amministrazione Esposito, compatta, ha anche approvato il bilancio di previsione 2022-2024 con un avanzo di oltre 2 milioni di euro. La presenza della maggioranza in questa seduta, ha dichiarato Esposito, è la risposta concreta alle illazioni che sono state fatte circolare pretestuosamente nelle ultime settimane in paese in vista delle prossime elezioni comunali, che evidentemente non trovano alcun fondamento. Dal sindaco arrivano anche i chiarimenti per il cantiere appena aperto sul Cervati. Oggi iniziano i lavori, come abbiamo promesso, come la cartellonistica ha indicato, proprio per far capire che non è che, sai, siamo anche in campagna elettorale, qualcuno ironizza pure su qualche cosa, ma i dati di fatto sono questi. I lavori iniziati sul Monte Cervati per la costruzione di una strada di 15 km per raggiungere agevolmente la vetta dovrebbero terminare entro la fine dell'anno e costeranno 4 milioni di euro. Per realizzarla sarà impiegato materiale ecocompatibile, un'opera attesa da 40 anni che prende forma all'inizio di una campagna elettorale già infuocata.